scontro da non sottovalutare tra Montegiordano e Virtuseu. Per gli uomini di Caporaletti, l'opportunità di recuperare posizioni in classifica e riaprire i giochi per il campionato. Moreschi entra in area, prova l'intervento Brugioni, ma attenzione! Calcio di rigore per la Virtuseur. Tutto pronto per il calcio di rigore. La rincorsa di Angelini ed è rete! Virtuseur in vantaggio con il penalty concretizzato con freddezza da capitano Angelini. Al 49esimo Montegiordano 0, Virtuseur 1. Lancio lungo per Arena, il portiere esce male, Arena controlla, la conclusione, la spinta, si continua, si avventa Sgriccia, il suo destro! Appena entrato, Sgriccia, di giustezza, riapre la partita per il Montegiordano, al 71esimo Montegiordano 1, Virtuseur 1. Pierluigi, la gittata lunga, palla che rimbalza nell'area, ci prova Di Carlo ad allontanare il pallone ma non ci riesce. Che beffa per il difensore, ex Real Rocca di Papa, lo consola il portiere, però porta in vantaggio così il Real Rocca di Papa, si dispera Di Carlo, esulta invece il Real Rocca di Papa. Bono dalla bandierina, vediamo Bono con il destro, sistema il pallone sulla lunetta del calcio d'angolo, va Bono con il destro, spunta Di Carlo, il pareggio di Di Carlo, stavolta nella porta giusta, la mette all'angolino riportando l'equilibrio nella partita 1-1. Ci proveranno l'ultimo assalto per il Jock Cocciano. La si illumina, attenzione Romei, in profondità Romei, esce fondi, Romei lo vede, Romei! Al photo finish, Romei è un altro gol dell'ex, il numero 10 del Frascati si era fatto parare prima da fondi, un tiro bellissimo ed ora invece lo ha beffato in uscita, arrivano tutti di rincorsa ad abbracciare il loro eroe, arriva anche Bono zoppicando, ma è la sua giornata, è la sua mattinata di Romei, 2-1 per il Jock Cocciano Frascati. La
la messa al centro dal Cini, ribattuto dalla difesa non bene, c'è Magrelli! 1-0 Dragona! Bomber Magrelli porta in vantaggio la squadra di casa, che concretizza così un ottimo inizio. Poggio Fidoni, frastornata da questo straordinario incipit degli uomini di Bellei. Bartoli alza la testa a cambiare gioco e lo fa con un lancio clamoroso in profondità. C'è Magrelli sul vertice dell'area, attenzione Magrelli, si accentra, cerca il secondo palo! Raddoppio Dragona, ancora lui, Roberto Magrelli, che si scrolla di dosso tutte le polemiche. Una giornata strepitosa dell'attaccante che raddoppia per sé e per la sua squadra. Un inizio incredibile del Dragona sul campo di Garbatella. La squadra di Bellei è avanti 2-0 con un Magrelli che quello che tocca trasforma in oro. Occhio di Lorenzo, a capo davanti ai 6 punti al Cini, di Lorenzo cade in aria, calcio di rigore! Non ha avuto dubbi il direttore di gara. Calcio di rigore e anche ammonizione per Alcini, che commette un'ingenuità bella e buona, fa rientrare in partita la Spes, che adesso può riaprire i giochi dal dischetto. Parte Festuccia, rete! Ottima esecuzione di Festuccia, il 10 della Spes riporta in partita i suoi 2-1. Bartoli conduce palla, attenzione lo scarico per Leonardi, carica il destro, Leonardi, che gol pazzesco per il 3-1 del Dragona, una parabola imprendibile alla Oliver Hutton, un tiro effetto clamoroso di Leonardi che allunga di nuovo le distanze per il Dragona, 3-1. Servizio al centro, Perotti, lo stacco! Perotti tiene a galla la Spes Poggio Fidoni, un gol importantissimo, importantissimo e dir poco, perché adesso il quarto di finale si giocherà in casa, una distrazione fatale per il Dragona che conduce sempre, ma il vantaggio diventa improvvisamente più esiguo grazie al gol all'88esimo di Perotti. Stadio Franco Maniscalco, ore 11. Il Città di Pomezia ospita la Virtus Nettuno lanciata verso la vetta. Della profondo Fusco per Faticanti, che spizza per Gianfrancesco in profondità. Gianfrancesco viene messo giù, attenzione! Calcio di rigore, nessun dubbio per l'arbitro. Calcio di rigore per il Città di Pomezia, Del Signore ammonito ed è subito svolta nel match. Calcio di rigore per il Città di Pomezia. Parte Fusco, Fusco! 1-0 Città di Pomezia con Fusco, non sbaglia dagli 11 metri, partita subito in discesa. Thank you.
pallone troppo profondo di Pezzulla, non ci arriva nessuno. Dalla parte opposta Zampaini per il controcross, palla a campanile, Tulli! 1-1, pareggio della Virtus Nettuno con Tulli su un contro traversone di Zampaini sulla sventagliata di Pezzulla. Tulli anticipa tutti, mezzo misunderstanding difensivo, non può nulla Crisafulli ed è 1-1 al Maniscalco.